Ciao a tutti ragazzi, sono Emerald e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi andremo a vedere un nuovo One Command che ci permetterà di aggiungere 4 nuove cose qui su Minecraft. Quindi detto questo, iniziamo subito. Ed eccoci qui ragazzi, come ogni One Command dobbiamo sempre prendere il nostro command block. Per riceverlo semplicemente dobbiamo scrivere in chat slash give spazio chiocciolina p, che vuol dire at player, o volendo potete anche scrivere il vostro nick, ma così è più abbreviato e anche più veloce. Spazio Minecraft, due punti e scrivete com e poi premete tab e vi completerà la parola command block. Premete invio ed eccolo qua. Adesso andiamo a mettere un punto tattico, ad esempio qua sopra. Lo apriamo e incolliamo il lunghissimo comando che trovate in descrizione. Naturalmente in descrizione trovate il link del comando, non tutto il comando perché appunto è troppo lungo. Quindi lo incolliamo e facciamo done. Adesso per attivarlo o usiamo un impulso di redstone, oppure attendo possiamo fare tasto destro sul command block, cliccare need redstone in modo che comparirà always active. Premiamo done di nuovo e ecco qui si andrà a creare il tutto. Naturalmente qui potete anche leggere chi è il creatore. Ormai sapete che tutti i one command bellissimi sono creati da The Red Engineer, quindi ormai è anche inutile un pochettino dirlo. Però ok, allora, cliccando tasto destro qui avremo tutti i resipes disponibili, ma questo non c'è bisogno perché adesso ve li spiegherò io. Mentre qua sotto possiamo attivare o disattivare tutto questo sistema, ma noi naturalmente serve attivo, quindi lo andiamo ad attivare. Adesso possiamo anche buttare questo command block perché non ci serve più e andiamo dentro questa casettina di questo piccolo villaggetto. Eccolo qua, apriamo questa porta. E come vedete qui abbiamo questa casa particolare dove all'interno abbiamo tutti i nostri resipes. Allora, incominciamo con il primo. Ci serve un redstone block e un pistone appiccicoso. Lo dobbiamo buttare per terra. Ecco qua che si andrà a creare l'automatic door. Come funziona ragazzi? Allora, come vedete adesso non c'è più la porta perché ci serve a noi una porta di oak wood. Purtroppo con le altre non funziona. Comunque dobbiamo aprire la porta e dobbiamo fare tasto destro con l'uovo nel blocco che sta appunto sotto alla porta. Adesso se noi passiamo nella porta, come vedete, si chiuderà e se ci avviciniamo si andrà ad aprire tutto in modo automatico. Io non faccio tasto destro, ragazzi, guardate. Io adesso miro in alto e guardate un pochettino che la porta appunto si apre. Miro adesso in basso e la porta si apre di nuovo. E poi si chiude naturalmente, vedete? È veramente utilissimo. E la cosa bella, ragazzi, è che questo sistema funziona soltanto per i player, quindi non per i mob. Quindi fanculo per sul pet, possiamo adesso buttare direttamente nel cestino. Andiamo a creare adesso un altro oggetto. Ci serve un redstone block e 3 note block. Quindi droppiamo a terra il redstone block e i 3 note block. Ed ecco qui che abbiamo il doorbell, ovvero ragazzi, il campanello. Questo qui ragazzi funziona in questo modo. Dobbiamo prendere noi un bottone, deve essere mi raccomando in pietra. Lo posizioniamo qui e facciamo poi tasto destro nel blocco in cui è appunto messo il bottone con l'uovo del doorbell. Facciamo quindi così e adesso ragazzi sentite un po'. Guardate un po' che è troppo bello. Volendo ragazzi il bottone potete metterlo tranquillamente vicino alla porta, perché dopo che lo attiverete in funzione campanello non funzionerà più come bottone il resto, quindi la porta non verrà aperta. Adesso ritorniamo all'interno della casa e andiamo a creare invece quest'altra piccola cosa abbastanza utile, soprattutto per chi suona ripetutamente il campanello. Allora andiamo a buttare a terra un blocco in redstone e 4 blocchi di TNT. Ecco qui che abbiamo adesso due oggetti. Abbiamo Trap Activator e Intruder Trap. Prima di tutto ragazzi dobbiamo rompere un'area 3x3 davanti alla nostra porta di ingresso. Quindi così, e la scaviamo non so quanto vogliamo noi. Può essere sia profondissima ma anche non abbastanza profonda, in modo che potete metterci tranquillamente anche la lava. Penso che già state capendo a cosa servirà, ma comunque se ancora non l'avete capito adesso ve lo farò vedere. Allora rompiamo in questo modo. Adesso riprendiamo di nuovo dei blocchi che vogliamo. Ad esempio possiamo mettere direttamente questi qua, in modo che sia tutto mimetizzato. Prendiamo adesso l'intruder trap e andiamo a fare tasto destro sul blocco centrale dell'area 3x3. Facciamo così e adesso entriamo di nuovo dentro casa. Adesso possiamo prendere un altro bottone, lo prendiamo un attimo da fuori. Lo posiziono ad esempio qua a terra e facciamo tasto destro sempre nel blocco che sta al di sotto del bottone con il trap activator. E dopo aver fatto questo ragazzi, se noi andiamo a premere questo bottone, guardate cosa succede adesso qua. Come avete visto è scomparso completamente il pavimento. Questo qui comporta ragazzi che chiunque sia davanti alla nostra porta, ad esempio col campanello, facendo sempre in questo modo, noi tranquillamente possiamo premere questo bottone e lo faremo cadere nel vuoto oppure nella lava o in qualsiasi altra trappola mortale. Infine ragazzi adesso andiamo a creare l'oggetto e secondo me è veramente utilissimo ma anche molto ma molto bello. Prendiamo
il redstone block e 4 pistoni. Andiamo fuori dalla casa, li droppiamo qui per terra. Ecco qua che avremo adesso l'armor stand switcher. Mettiamoci adesso ad esempio qua. Rompiamo un pochettino d'erba a terra. Ci servono adesso, ragazzi, 4 armor stand. E li dobbiamo posizionare a mo' di croce, tipo in questo modo. Perfetto. Adesso prendiamo l'armor stand switcher e lo posizioniamo al centro. Adesso, come vedete, ragazzi, i nostri armor stand hanno perso la base e hanno adesso anche le mani. Quindi possiamo mettere degli oggetti proprio agli armor stand in mano. Puntiamo l'armor stand e premiamo shift. Come vedete, cambieranno. C'è anche il suono di quando cambiano. Quindi per esempio possiamo mettere a questo armor stand l'armatura in diamante in questo modo. Mettiamo anche nella sua mano sinistra la spada. Oddio, l'ho messo per sbaglio nell'altro. Ok, ecco qua. E ora andiamo a mettere invece in questo qui l'armatura in oro in questo modo. Possiamo anche pulirci l'inventario. E ora, come vedete, se noi premiamo shift davanti all'armatura cambieranno. Quindi noi cosa possiamo fare? Possiamo prendere anche degli altri blocchi, come non so, anche del legno, e possiamo creare attorno a questo switch, diciamo per le armature. Oddio, si è preso il legno. Ok, in questo modo, questa piccola struttura. Così facendo, ragazzi, noi basta che andiamo qui davanti, facciamo shift e come vedete si cambierà l'armatura in un modo veramente bellissimo e strafigo. Guardate che bello. Facciamo così. Adesso in questo qui ci mettiamo il blocchetto di legno. Anzi no, la spada. Premiamo di nuovo shift. Questo qui è vuoto, ci mettiamo il blocchetto di legno. Premiamo shift e abbiamo adesso la nostra armatura potentissima in diamante con anche la nostra spada. Quindi ragazzi, spero tantissimo che questo one comment vi sia piaciuto. Se sì, lasciate un pollice in su e scrivete anche un commento. Trovate il link in descrizione per il comando, quindi non vi preoccupate, è già sotto in descrizione. Come già state vedendo, avete due riquadri, uno a destra e uno a sinistra. Vi consiglio quello di destra perché è molto ma molto bello questo video, quindi andate subito a vederlo. Vi invito anche a passare tutti i miei social e di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. E detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!